La Juventus all'assalto del mercato orientale e lo fa cercando di contattare un ragazzo veramente molto molto interessante che gioca nella J-League giapponese, che ha solo 18 anni ma che ha un talento veramente molto importante, molto veramente molto importante, di cui parleremo fra poco. Sono in macchina, ragazzi, quindi perdonate un po' che c'è sta un po' di disordine dietro a varie cose, ma dobbiamo parlare di questo ragazzo, Yamato Wakatsuki, giocatore di 18 anni, punta della J-League, di riferimento della J-League, giocatore che è saltato agli onori della cronaca dopo una partita fra Giappone Under 17 e Olanda Under 17, in cui letteralmente ha mandato in clinica psichiatrica tutti i difensori olandesi, segnando anche una doppietta e facendo anche un'ottima prestazione. Giocatore di carattere brevilineo, giocatore bravissimo dal punto di vista tecnico, dribbla come un brasiliano, tira come un giapponese, direbbero. Quindi è un giocatore veramente ottimo, con un tiro molto potente, ma con un piccolo difetto: fisicamente non ci siamo, cioè fisicamente molto piccolo, molto minuto. I difensori più grossi potrebbero essere molto molto complicati, cioè potrebbero essere complicati da superare per uno come lui, diciamo così. La Juventus cerca un talento asiatico a cui affidare la prima squadra, nel senso non affidare la squadra, da mettere in prima squadra. È un talento che onestamente mi fa pensare, perché purtroppo ha uno slot da extracomunitario, nel senso occupa uno slot da extracomunitario, e la Juve non sprecherà lo slot da extracomunitario per Wakatsuki, ma devo dire che nelle partite in cui l'ho visionato trovo che sia stato veramente straordinario. Giocatore che non è una punta vera e propria, non è una punta come quella che siete abituati a vedere, non è una punta di peso, non è una punta diciamo capace di fare il lavoro sporco, ma è una punta molto brava nell'andare ad aiutare la squadra in fase di possesso palla, fornire appoggi molto diciamo utili, fornire aperture, fornire dribbling e poi scarico. Quindi sono tutte caratteristiche che a 18 anni raramente si trovano in un talento, specialmente di una scuola calcistica che alla fine, tolto Nakata, non ha mai dato grandi talenti al calcio. Per quanto riguarda Wakatsuki è un talento veramente impressionante, velocissimo, bravo nel dribbling, come ho detto, bravo nel tiro, un po' deve migliorare non solo dal punto di vista fisico ma anche negli inserimenti. La sensazione è che alcune volte stia giocando, non ha idea di come e quando debba inserirsi, ma è un giocatore che sta iniziando ora ed è già titolare delle nazionali giovanili di cui è stato parte, quindi, e di cui è parte attualmente. Quindi stiamo parlando veramente di un predestinato a livello tecnico. Tutte le grandi squadre d'Europa stanno, diciamo, cercando di prendere un talento di quella cultura lì. Uno, perché è una cultura calcistica in grande espansione. Due, perché ti dà una mano anche a livello di marketing, avere un wonder boy nipponico o cinese che te possa dare una mano nei paesi in cui la Juve sta cercando di approdare dal punto di vista commerciale. Facciamo l'esempio del Barcellona con Abe, oppure l'esempio di Kubo, se non sbaglio Kobo, adesso non ricordo, del Real Madrid. Sono giocatori che sicuramente hanno mostrato buone doti, ma giocatori che indubbiamente vengono presi non solo per la loro validità in ambito tecnico, ma anche e soprattutto per la loro capacità di attrarre pubblico asiatico a queste squadre. Quindi diciamo che è un acquisto che ha una doppia validità. Sicuramente è uno di quei talenti che non mi lascerei assolutamente passare sotto il naso, perché veramente, ve lo dico, andate a vedere qualche partita dei Wakatsuki e ditemi che tipo di giocatore è, perché questo ragazzino secondo me ha delle qualità molto importanti. Poi una cosa mi ha stupito: è un ragazzo talmente educato, talmente solerte, talmente disciplinato, che in campo se fa un errore è capace di chiedere scusa 20 volte. Veramente ha una capacità di essere umile questo ragazzo, tipica anche di persone che lavorano in quegli ambiti, persone che lavorano in paesi del genere, in cui la cultura del lavoro viene inculcata fin da piccolissimi, in cui l'umiltà, in cui valori come ad esempio il rispetto nei confronti degli altri, dei più anziani, viene inculcato, che veramente mi fa capire come questo ragazzo, se appoggiato tecnicamente, possa diventare veramente un grande giocatore. Fatemi sapere.